Ciao ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo video. Oggi ragazzi registriamo solo io e Simone perché Alessia è ancora nel pieno degli esami. Povera Ale, ragazzi, mettete un like, ogni like è un voto in più agli esami. E no, abbiamo deciso quindi di registrare questo video io e Simone, dato che ci annoiamo di... Noi non stiamo studiando particolarmente tanto. Abbiamo finito già, ragazzi, e siamo quindi... troppo bravi noi. Insomma, diciamo. Per Alessia è sempre stata la migliore di noi probabilmente. E tra l'altro ho fatto il primo esame, è andato perfetto. Benissimo. E ora dovrò fare gli altri due, vedremo un po' come andranno. Appunto, bocca al lupo qui sotto nei commenti. Però ora pensiamo a noi, pensiamo a queste figurine di calciatori e questo dado, perché al volo ci siamo inventati una sfida, un solito FIFA e figurine, in modo tale così YouTube non rompe le scatole con la monetizzazione. Non ci blasta, sì. E avremo a testa di Simone un tiro di dado, il numero che uscirà ci dirà quanti pacchetti bonus possiamo aprire di FIFA 365 e inserire a nostro piacimento nella formazione giocatori presi da questi pacchetti. Sì. Allora, direi di partire molto soft con un pacchetto di calciatori, parto io. Si rispetta sempre l'ordine, però ovviamente quando se becchi più pacchetti di FIFA 365 puoi anche modificare l'ordine. Quindi direi che come squadra io sarò la Lazio, molto bene. Bene, benissimo. Quindi ricordiamo questa cosa. Calciatori di Serie B non li vado neanche a vedere. La Serie A! Questo ci mancava, Simone, molto bellissimo, bene. Il numero uno, credo. Evidentemente. Abbiamo vinto pure una bustina. Nostro edicolante Luigi. Vabbè, sto pacchetto è andato delusso. Il nostro edicolante Luigi ancora ci deve dare. E la Zazza a porta. Benissimo, vabbè, almeno è alto più o meno, dai. Poi Gemaili, Acerbi e Florenzi in difesa molto bene. Tenda molto bene qui, è di lusso, direi, di lusso. Allora, ora vado col tiro di dado. Vai, dopo il primo pacchetto il tiro di dado, vai. E ti è uscito quattro pacchetti. Vediamo un po'. Potrebbe cambiare tutta la squadra. Ovviamente non è che posso cambiare tutti e levare tutti questi. Posso fare qualche integrazione. Ad esempio Sule e Boateng li mettere tutti a difesa. Però dopo valuto. Ok, sono, in pratica sono opzionali, no? Se li vuoi mettere o meno. Questi tre li scarto. Ok, anche ottimo. Loro li scarto. Anche loro li scarto. E anche loro li scarto. Beh, dai, terrei questi qui come opzione. Ok, pacchetto non molto fortunato. Ok, ti danno l'opzione. In pratica i pacchetti ti danno la possibilità, se vuoi, di inserire qualcuno all'interno. Spieghiamolo bene questo. Non è detto che se ti esco devi metterli per forza. Wolf e Royce li terrei in considerazione. Loro li scarto. Questo non mi serve. Loro li considero. Eh, e loro li scarto. Ultimi due pacchetti. Yes. Allora, vabbè, qui avrei il mondo, però... Beh, se vuoi. Però li scarto, ragazzi. Davvero? Li scarto. Perché mi prendo piuttosto questi qui. Hai scartato De Rossi. Sei cattivissimo. Oddio mio, ragazzi, ma tutti, cioè, tutti a tre dorate. Cioè, che pacchetto è stato? È stato un pacchetto, hai beccato il Golden Pack. Non so se esiste. Esiste, c'è un pacchetto con tutte dorate all'interno. Chesney, Chiellini, Delict, questi me li tengo in considerazione. Ultimo pacchetto. Ricordiamo che non puoi sostituire quelli già messi all'interno della squadra, però. Non puoi sostituire portiere e i due difensori che già hai messo. I tre difensori nel tuo caso. Scarto, scarto, scarto. Vabbè dai, scarto. E figa questa figurina. Ma ovviamente non serve a nulla. Ok, quindi queste sono le carte con cui potrei integrare la mia squadra. Sì. Mi apro un ultimo pacchetto di calciatori o altri due? Dipende, io penso che dovessi inserire prima i giocatori che hai trovato, no? Apriamo un'altra integrazione con questa scelta qua di calciatori. Quindi abbiamo Politano con ultimo difensore, faccio un bello 4-3-3 facile. C'è la Noglu qua, abbiamo Ankersen, Immobile a centrocampo e Dix davanti. Io mi fermo e integrerò gli ultimi due giocatori da qui. L'attacco soltanto, quindi. E vi dico che metto subito Benzema e Jovic a completare. Perfetto. Il tridente. Un bel questi attacco. Qui me li porterei in panchina, ma di regola resto con questa squadra. Va bene, è strano che hai voluto scegliere degli altri pacchetti di calciatori e non continuare con quelli che già avevi trovato. È comunque una bella squadra a prescindere. Però effettivamente se potessi, cioè se si integra con tutte le figurine di FIFA 365, beh, certo, è troppo overpowered. Invece se ne scegli magari solo una come bonus è un po' più equilibrato. Va bene. Vediamo un po'. Potremmo come... scegliere questa come regola, integrare una sola. Una sola di quelle che troviamo di carta, va sì. Bene. Io. Vabbè, più pacchetti apri di FIFA 35, più hai possibilità di trovare la carta. La carta. Perfetta, fortissima. Certo. Allora, sarei il Brescia e avrai appunto. No! Torre Grossa. Male, male. Mannaggia tutto, quanto è alto Torre Grossa? Non lo dice. 1,84 lo dice. Vabbè, almeno è abbastanza alto. Vabbè, Serie B, no? N'Golan a difesa, ragazzi. Vabbè. Vabbè, cosa? Cosa vabbè? Non mi lamento. Brozovic in difesa. L'arretriamo, ok.
Ah, Jeremy Boga in difesa. Ah, ok, Calabria. Nel suo ruolo. Nel suo ruolo terzino Ah, destro, ora ci tiriamo sta. questo dado e vediamo un po' che ci dice. Tiriamo il dado, ragazzi. E mi dice 5. E vabbè, 1, 2, 3, 4 e 5. E resta l'ultimo pacchetto della storia di Petri 5. E Questo rimane, vabbè. ce lo conserviamo, ragazzi. Non lo apriamo, ce lo teniamo nella nostra collezione di pacchetti chiusi. 5 Va bene. per integrare con una sola card. Beh, io spero bene. Allora, abbiamo Rafael Sobis e Guilherme Pereira, lo togliamo. Suarez e Santo... Santos Borré, ragazzi, è fortissimo. Io lo adoro. Sono tentato di prenderlo, ma no, decisamente. Dudu e Davison, no. Aligné e De Jong li tengo in considerazione. Anche Jorginho e Pulisic, a dirla tutta. Se Sì, per il centrocampo sono buoni buoni non dovessi giocatori. trovare qualcuno di centrocampo, perché no? Vediamo. Tutta dorata? No, squadra dorata. Vediamo un attimo. Ok, ragazzi. Esperanza, beh, non ci interessa. Alvarez e Veltman li tolgo. De Nair e Rafael li tolgo. Alexander Arnold e Van Dijk. Peccato perché la difesa già ce La l'ho difesa già completa. fermata. Non mi servono, li scarto. Mamma mia, è bruttissimo. Ok, Ucraina che ha vinto. Siamo tutti felici. Terzo pack. Per la manita alla Vediamo un ricerca di po'. carte spaziali, ma tutto in centrocampo e in attacco. Ragazzi, vediamo un po'. No, nulla. Oddio, no. Niente, pensavo fossero forti. Mahrez e De Bruyne. Questi a Oh, oh. centrocampo sono buoni. Potentissimo. Sanchez, Medina e Layun, no. Queste qua sono ragazze, non valgono. Henderson, Minne e Wijnaldum. Sinceramente sono forti, ma li scarto. Penultimo pacchetto. Non mi sta andando benissimo, però qualcuno ci sarebbe come opzioni, in generale. Il punto è dove giocarsela con la fortuna, ecco. Non so nominarlo neanche Zekia qua, ma Zekila. Mai più. Ok, lo scartiamo. Saltiamo. Vesino e Barella io me li tengo perché sono forti. Scudetto del Napoli, ragazzi. Molto bello. Molto felici di averlo trovato. Bonucci e De Stessa Ligt, storia stessa di storia, diretti, no? Arnold. Gagliardini e Borja Valero, sinceramente, non li vedo tra. Cioè, sto avendo quella gente. Meglio Vesino e Barella di Infatti. Gagliardini e Borcavalero. Scusatemi, decisamente. E andiamo con l'ultimo pacchetto di FIFA 365. Vedo che c'è Sì. Napoli. Vediamo un po'. Ok, è un Napoli da Isai scartare. Gulam scartato a prescindere. Herrera e Sarabia. Isco e Hazard li tengo. Le due coppe, ragazzi. Forse le ultime due che ci mancavano. Può essere. E un altro E scudo. del Liverpool. Ok, ragazzi. Arrivati alla fine. Grazie. Ringraziamo il nostro dado per averci accompagnato. Che facciamo allora? Io penso di mettermi forse un centrocampista, sai. Però c'è Isco e Hazard da poter mettere In attacco, davanti. dici? Non lo so, cioè, Isco e se Hazard vedi sono le forti. coppie, allora Vesino e Barella forti, Vabbè, ok, sì. Mahrez e De Beh, Bruyne secondo me è quella che più terrà in considerazione, poi sì. Jorginho Pulisic e Aligné De Mahrez e De Bruyne dove Jong. giocano come ruolo? De Bruyne è un po' più Centrocampo ci centrale, uccide Mahrez lui. magari è un po' più largo. Potremmo metterli a destra? Sì, dai, li metto a destra, cioè qui. E mi lascio, ragazzi, la possibilità, tra virgolette, di trovarmi qualcuno di Serie A in attacco. Me la voglio Vai. giocare col rischio, ragazzi. Vai. Abbiamo avuto la possibilità di farci mega squadre, però ce la giochiamo con i giocatori più umili. Esatto, beh, umili. Avere De Bruyne e Mahrez non è proprio da umili, Vabbè, eh. anche il mio Jovic, che già so bene come È vero, è usarlo. vero. Ok, Pullman del Brescia. Oggi è Brescia, ragazzi. 3 dell'Ascoli. 3 del Trapani. Non hai vinto. Oh, chi abbiamo trovato? Mattiello. Che è l'ultimo di centrocampo, a meno che non fai un 4-4-2, dipende. Faccio 4-3-3 in Anche io, questo perciò caso. sì. E allora c'hai Ok. Radu No, in attacco con raga. Pastore. Ok, Pastore non è male in attacco, forse. Ultimo Il pacchetto primo che trovo è quello che. è quello che andrà a completare la tua squadra. Lo vuoi Ronaldo? Lo vuoi? Io lo so che lo Magari. vuoi Ronaldo. Ok. Metti quelli di Serie B, vai. No, decisamente no. Scudettini, Oh, Salernitana e Pordenone e Pordenone. Salernitana, molto belli. Virtus Entella, dai, uno decente, Oh, ragazzi. Napoli, no! Colpo di Biraghi! scena! Biraghi? Che un terzino. Mannaggia Potevi mettere tutto. Llorente. In effetti, non posso mettere io. Eh no, devi mettere forza Va bene, Biraghi, va che è il bene, va primo bene. dalla sinistra. Ragazzi, la mia squadra fa abbastanza pena, però punterò su quei due, secondo me. Bene, ragazzi, ci spostiamo su FIFA e speriamo che sia una gran bella partita. Ecco le nostre squadre. Dunque, qualcosa di buono e qualcosa di brutto. Devo dire, si vedono le due coppie di fortissimi, Mahrez De Bruyne e Benzema Eh beh, sì. Jovic. Io però ho un grande top player che tu non hai, che è Immobile. Sì. In difesa, Acerbi Florenzi, sono stato fortunato. Molto, Tu io niente, Calabria. sulla carta sei sfavorito. Decisamente. Decisamente. E vediamo se magari il campo ci dirà qualcosa di diverso. Andiamo in campo per Lazio-Brescia. Siamo pronti per la sfida epica tra me e Simone. Lazio-Brescia, dopo una carriera giocata da Mamma mia. amici, ora si va da nemici.
per giocare questa partitona. Al via la partita, io c'ho il mio piccolo Jovic. È strano giocare con questa squadra, sembrano più lenti rispetto alla nostra Fiorentina, sai? Vero, dei passaggi, nei passaggi, nei movimenti, è strano. I nostri sono diventati degli animali, ragazzi. Se iniziassimo una carriera da zero, magari con una squadra avremmo scarsa, difficoltà. Sarebbe allucinante. Noia. Attenzione al rosso! No! Al rosso per Marezza! Vabbè, dai, io già uno ne tenevo! Sì! Uno ne tenevo! Andiamo! Ya, io uno ne tenevo! E andiamo! Sì! Dai! Sì! Rivediamo! Ma sei un pazzo! Ma io volevo prendere la palla! Ma scassato! Tu mi passi dietro al tuo giocatore! In 10 dopo 9 minuti, dopo 10 minuti, anzi! Esce Torre Grossa. Florenzi la rimette dentro. Che brutto colpo di testa. Infortunio per De Bruyne. Che dici? Non ci credo, bellissimo. Ragazzi, guardiamolo. Ciacerotto, sì. Mannaccia tutto, guarda. Spettacolo. Cioè, io con chi dovrei giocarmela sta partita, dimmi. Dix. Si ferma la crossa sul secondo palo. Oddio, Torre Grossa. Ma quello fu... Hai visto l'ingolando come l'ha spazzata? Col tacco. Ma Torre Grossa ha un futuro da portiere. Benzema bravissimo, palla per Jovic, il tiro! Mamma mia, e vabbè. Il tiro di Luka Jovic. Che deve prendere Torre Grossa. La carriera finisce, io resto innamorato dei giocatori miei, dei miei pupilli. Bello che abbiamo allenato mezza Europa, cioè tutti sì, i giocatori infatti sono pupilli nostri. E Luka Jovic, vabbè, un destro un tiro fulminante. Bellissimo, poi che ci fosse Torre Grossa in effetti a porta non ha aiutato, Però si era buttato il ragazzo, dai. Ci ha provato il nostro amico Torre Grossa. 1-0, dai. Immobile! Fuori! Palla fuori, che azione che abbiamo fatto. Un capitano Immobile a concludere. Benzema è passato. Ole! No! Ah, con la tua arma preferita ti faccio male. C'è Torre Grossa. Sto giocando in 10, ragazzi. C'è tanto non aver subito 8 gol. Questo cane non ti fa male mordendoti, facendoti i palloletti. Mannaggia. Può farti male in altri modi. Sì. Questo cagnaccio che vabbè, Karim Benzema. È vero che sono partito già svantaggiato. Ho De Bruyne infortunato. Marezzo è buttato fuori. Tu l'hai fatta la scivolata, non l'ho fatta. Vabbè, io. Sì. Non l'ho fatta io, mi dispiace. E questo sono io. E questo sono io. Ci manca Bugo Williams, ragazzi. Bella. Bella, vabbè. Torre Grossa, non sei uscito, eh? No. Anzi, ti faccio male comunque. 3-0, sonoro e tutti a casa. Ragazzi, questa squadra non riesce nemmeno a fare nulla. E tutti a casa, questo mini video è stato un fallimento. Infatti. Che mi sa che non vorrà fare più fine e fine. No, vabbè, sono stato sfortunato per la squadra, ma non per altro. No! Vamos! Dai, l'unica occasione di farti un gol pure a pallonetto. Peccato. È stata una bella sfida, dai. Peccato che non sono riuscito a segnarti. L'ultimo mi ero anche ripreso, però non è facile, ragazzi, giocare con 10 giocatori, un infortunato e nessuno nel loro ruolo, in pratica. Dai, registriamo qualcosa di diverso. Sarà un esperimento che sicuramente vi riproponeremo. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, un bel mi piace. Iscrivetevi se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!